La squadra sarà guidata da Lillo Gelo, mentre la dirigenza è composta dal presidente Paolo Vella e dai dirigenti Filippo Napoli, Salvatore Zambuto e Giuseppe Sciascia. Vogliamo sicuramente la Serie A che è legata tantissimo al palazzetto, all'apertura del nuovo palazzetto. Ed è proprio l'apertura del nuovo palazzetto che mi porta ad accettare il ruolo di presidente per questa squadra che ho sempre visto da un altro lato, perché io sono stato arbitro di pallamano per più di 25 anni, quindi ho un ruolo completamente contrario. Però ho sposato questo progetto perché insieme a me ci sono dei dirigenti che sono delle persone per bene, quindi insieme abbiamo fatto questo gruppo e questo gruppo ha ambizioni abbastanza alte. Il nuovo progetto nasce in un contesto di grande entusiasmo, la pallamano è uno sport molto seguito da dirigenti e l'apertura del nuovo palazzetto rappresenta una tappa fondamentale per la città. Gli obiettivi della pallamano sono chiari. Abbiamo preso un'ala che arriva direttamente dall'Argentina, abbiamo un ungherese che è abbastanza quotato. Abbiamo un bravissimo portiere di Siracusa e poi tutto il vivaio di Agrigento, che punto soprattutto a quello, punto soprattutto a cercare, ad individuare atleti o vecchi personaggi della pallamano agrigentina. Voglio recuperare proprio quello. Anche il sindaco d'Agrigento, Francesco Miccichè, è fiducioso. L'augurio è quello di fare un ottimo campionato e naturalmente, se possibile, anche di vincerlo, in modo tale che dalla Serie B possano arrivare alla Serie A. Sarà aperto a brevissimo perché già noi abbiamo fatto la delibera di giunta, la settimana prossima facciamo il bando affinché le associazioni possano consorziarsi e partecipare e quindi non voglio fare previsione, ma a ottobre possiamo affermare che sarà aperto. L'idea della Pallamano Girgenti di consorziarsi con altre associazioni sportive permetterà una gestione più efficiente e meno onerosa, consentendo l'utilizzo del palazzetto anche per altre discipline come il calcetto.